E salve a tutti amici coreani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi niente, vi ricordo che alle 17:30 c'è il giveaway di un'edizione di Escape from Tarkov, un'edizione standard sul canale Twitch di PUGB che trovate in descrizione. Basta essere presenti, alle 5:30 sarà fatta l'estrazione. E poi vi manderò, venderete su Discord e vi manderò la chiave del gioco oppure ve la mando direttamente in privato su Twitch. Allora, questa per adesso è la roba con cui vado a giro, ok? Qua diciamo che l'ho un po' ripulito, tra virgolette, perché non ci potevo infilare più nulla. Ho cercato di farlo un po' più pulito, dove insomma qua, cioè, ho lasciato solo queste file di armi perché prima le armi arrivavano fino a qua più o meno, non avevo più spazio per niente, o per nulla. Allora, ho visto che ho lo scav, quindi me ne andrei quasi quasi con lo scav se lo carica, ok. E visto abbiamo un cappino, insomma, sarà un Vepro, un qualcosa. Non so se possiamo andare Shoreline Foods Factory Custom. Cioè, potremmo fare anche su Woods, però Shoreline matizza un po' Shoreline. Facciamo Shoreline, 11 e mezzo. Buono, buono, buono. Dai, ci facciamo una shoreline scavo, così almeno capiamo un po' come vanno i server, perché il gioco, insomma, oggi andavano abbastanza bene, il gioco l'ho appena riaperto e perché mandava di registrare, quindi niente, ora facciamo un po' un test, poi se va male tutto quanto perché moriamo, però i server vanno bene, allora ce ne andiamo con quell'M4 bello bello. Oh, alleluia, siamo dentro, vedete? Dovrebbe, credo siano 70 minuti. No, 60 minuti qua su Shoreline. Sono entrato a 42. Cioè, è pazzesco. Cioè, io sono stato 14 minuti in attesa, alla fine ho riavviato il gioco. E mi è entrato. Bene. Però, allora, vediamo, abbiamo cure. Sì, abbiamo anche un Tuchonka, che ci serve per una missions. Allora, facciamo molta attenzione perché qui ci spawna la gente. Ora quasi quasi me vado a cercare. Oh, vedo un morto. Vedo se non hanno già lottato qui la cassettina dei medicinali. Non si sa mai, eh. Una benda. Vabbè, lascia fare. Una benda in più. Tu? Oh, ho visto qui. Ah, grazie. Che mi servono a me quelli. Ok, poi nient'altro. Questo mi serve per una missione. Ok, per adesso stanno andando molto bene i server. Non mi lamento. È ok, è tutto ok per ora. Ce ne andiamo verso di là. Però credo che la maggior parte potrebbero essere estratti. Perché se sono stato un quarto d'ora ad attendere, credo in un quarto d'ora abbiano già fatto tutto le persone. Quindi vediamo un pochettino come è messa la situazione qua. Allora, so che c'è a chi piacciono i video lunghi, tipo di mezz'ora su Escape, quindi cercherò di portare video più lunghi. O magari vi lascio una scheda qui in alto a destra e voi votate se 30, 20 o 10 minuti e i video avranno la lunghezza della cosa che riceve più voti. Allora, una VS. Che male non fa, ma già ce l'abbiamo, me ne sono accorto soltanto ora. Dammela l'acqua, dai, ma sì. Allora, lì c'è un altro morto. Vediamo che cosa aveva lui, un Saiga, ma non ci facciamo niente col Saiga adesso. Ok, diamo una controllata fast fast qui. Amici. Amici che hanno culo ed entrano prima perché a me mi ci sta mezz'ora, non si sa come mai una waiting session start quando era già partita. Mannaia, mannaia. Allora, le opzioni sono due. O andare a fare una partita su Woods con quell'M4, essendo che c'ho anche il mirino da distanza che poi lo cambia e metti quello da vicino. Oppure aspettiamo qua il tempo che spawnano gli altri scav.
Il problema è che mi potrebbe dare il run through. Però a me mi importa una sega se mi dai il run through. Quindi qua non c'è nessuno, nessun morto, nulla di nulla. Quindi credo che ce ne possiamo direttamente andare, perché siamo entrati ormai in una partita 20 minuti in meno. Quindi qua c'è la cassa, vediamo se ci fosse qualcosa. Ah, ho beccato anche il momentino di lag, sentite anche sparare. Ho avuto culo praticamente. Ok, caricatore AK. Ultimamente i server hanno problemi di desync. Sì. Ma si estrae. Ok, allora siamo spawnati. Io direi di andarmene direttamente da questa parte perché è un punto un po' brutto. Vediamo se. Ok. Ho messo il mirino giusto. Vediamo se. Ok, non me lo fa cambiare. Allora. Per adesso mi sta un po' disincando. Però spero sia solo quello iniziale. Spero di fare una partita. Diciamo una bella partita. Che di ammazzare qualcuno. Se poi muoio non importa. Però spero sia una bella partita che duri tanto con tanta azione. Poi se muoio, pazienza. Ma se muoio perché desinco, perché ultimamente sta avendo problemi. Però sai, se sono con i compagni, pazienza. Bene o male mi buttano le cose. O se inizio a desincare, allora comunque sono con loro. Quindi ci pensano loro magari a fare il classico lavoro. Allora, là c'è gente. Che cazzo? Stronzo, infame, pezzo di merda. Viecce. Viecce, dai. Allora il problema è se poi, mentre ci spariamo tra di noi, arriva qualcuno da un'altra parte. Allora, mi metto in un'angolazione un po' più bella, in modo che li veda. Ah, uno c'è morto. Ok. Allora, mettiamo in full auto. Ok, abbiamo 21 colpi, direi di fare. Ok. Ricarichiamo anche questo. Ok. Direi di avanzare, magari non lootarlo, vedere chi si sta sparando, perché se fosse il player che magari ha trovato uno scav e prende l'arma, non va bene. Quindi diamo un'occhiatina. Allora lì c'è qualcosa. Mi sa che è quello lì o ha, cioè l'ha ucciso, ha droppato roba. Vieni. Ok. Ho fatto anche lui. Ok, in questa partita non mi interessa uscire con tanta roba. Ma più che altro mi interessa uscire vivo con un bel po' di uccisioni, di azione, come ho detto prima. Quindi magari ce ne andiamo un po' in là adesso. Magari controlliamo. Ok. Comunque se ve lo chiedete come faccio a cambiare mirino con questo, basta tenere premuto CTRL, tasto destro, quando non stiamo mirando e ce lo cambia. Ok, no. Io ora, scusate, ho cliccato un bind per sbaglio. Ok.
Per adesso il server sta andando bene, non mi sto lamentando, sta andando molto bene. Questo, cioè, adesso mi sto utilizzando per dire 0,25 sui miei 0,40 di connessione, sta andando bene. Quindi se quando mi mettono la 20, perché sto aspettando la Telecom che mi chiami, che per voi oggi è una settimana e ancora non mi hanno chiamato, con un mega quando mi inizio a utilizzare 0,80 non dovrei avere comunque problemi. Allora, ok, sento sparare. Controllo un secondo qui se trovo la roba che mi serve. No. Ok. Allora, ce ne andiamo da questa parte perché c'è. Vediamo se ricordo bene, se becco il punto. C'è il cerchio satanico dove ci si possono trovare armi e cose varie. Quindi spero di ritrovarlo perché non me lo ricordo mai dov'è. Lo ritrovo sempre a buco di culo. Cosa che credo succederà anche oggi, però non dimentichiamoci di stare attenti alle persone se ci fosse qualcuno. Allora, è questo? No. Mannaia. Mannaia la putana. Allora, mi ricordo che è più o meno verso questa zona. Vediamo se. Ok, eccoci. Oh. Sembra che l'abbiano già lootato. Oh, dammi questi che tipo sono la cosa più importante che c'è. Diciamo. Ok, allora cosa si potrebbe fare? Si potrebbe ritornare alla tendina, magari camperarcela un attimino, vedere se troviamo qualcuno. E niente, ora sperando di non trovare altra gentaccia qua. Allora, qua ci sono massimo. Mi sembra di aver sentito qualcosa. Ci sono massimo 8 player. O 9. Mi sembra 9, non me lo ricordo. Sì, mi sembra 9 player. Ne ho uccisi. Credo uno. Un altro era morto, quindi ne sono morti due. L'ho visto, eh. L'ho visto, eh. O sono pazzo o l'ho visto correre come una saetta. Ok, mi spaventa. Questa cosa mi spaventa alquanto tanto. Paura! L'abbiamo visto tutti. Vediamo se riusci. Se magari se ne va lì, ok. Ok, ce lo siamo fatti. Ok, quello magari ha attirato l'attenzione di qualcun altro. E ok, questo era un altro player. Allora, magari ci mettiamo qui. Ok, voglio controllare un secondo la casetta. Poi magari ce ne torniamo indietro. Abbiamo tanto 42 minuti. Ce la prendiamo con molta calma. Ci mettiamo qua che qualsiasi cosa succeda, siamo anche vicini all'estrazione. Voglio controllare un secondo. Ok, nel set ho il painkiller. Perché se puta caso mi sparano, mi spaccano qualcosa, lo utilizzo subito per riuscire a correre via. Ok, ora ho messo il mirino lungo. Diamo una controllatina. Ok, mi stanno sparando. Ok, mettiamo un secondo in singolo. Dai. Ok. L'abbiamo fatto fuori uno col Pilgrim. Wow. Allora,
Mi è sembrato di sentirlo correre, non vorrei dire stronzate. Dov'è? Eccolo. Ok. Pezzo di merda, eh. Volevi. Spostiamoci altri colpi qui. Si ricarica. Ce ne spostiamo altri 60. Vediamo se non ce ne fossero altri, lì li vedo tutti morti. Dite che potrebbe essere l'ora di lottare? Potrebbe. Ok, cose che non mi interessano. Io sto cercando altri fucili a pompa proprio per comprarmi le M4. Allora, qui ho questa roba che faccio direttamente così. Qui la uso tutta. Ok, faccio un secondo un giro qua di perlustrazione perché non si sa mai. Ci fosse magari qualcuno dentro la casa, qualcuno qui. Quindi è sempre meglio controllare prima di lottare. Quindi ricordatevelo che è buona abitudine. Ok. Qui è libero. Qui altrettanto. Ok. Siamo secondi in casa qui. Ok. Minchia. Ci ha tolto di 20. Boiade. Ok. Armatura è messa in quel modo. Qui abbiamo un po' di cosette inutili. Ok. Sì. Allora. Proviamo ad andare a prenderci quel Pilgrim. E vediamo se magari non ci inculano, anche se qui è un posto un po', insomma, un po' nascosto. Quindi facciamo veloce qui. Vediamo che okay, questa ci entra direttamente. Butto quello. Ci butto questo dentro. Esaminiamo questa, ci metto questa, anzi lo metto qui. A 110, ok, che ancora non avevo. Poi c'era il suo compagno che era qui. Un SKS ce lo mettiamo in saccoccia e questa. Ah, ok, che non me l'ha messa l'altra. Cioè, me l'ha messa ma non me la fa vedere. Ok, ce ne ritorniamo nella nostra roccia. Qui controlliamo un secondo. Ok, ce l'abbiamo pieno. Non abbiamo più sparato un colpo da quando l'abbiamo ricaricato. Siamo a 38 minuti. Ok, dai, sono contento di questo video per adesso perché insomma sta andando bene. Abbiamo ucciso diverse gente. Allora, diamo un'occhiata. Là mi sembra che nessuno stia passando. Nel frattempo vi ricordo sempre che alle 5 e mezzo di oggi ci sarà l'estrazione del mio giveaway sul canale Twitch di PugBee, che trovate tutto in descrizione, basta essere presenti. E il fortunato, insomma, poi vedremo chi sarà il fortunatello. Ok. Allora, a me piacerebbe di più streamare perché, insomma, se magari ci sono delle partite, tipo una partita come questa, che magari sarei morto quasi subito, avrei potuto. Insomma, magari, cioè, insomma, non avrei dovuto rifare un altro video, tagliare, cosare, eccetera, ma ero direttamente lì, si parlava un po'. E sì, insomma, mi piacerebbe di più streamare perché, diciamo, te la prendi più con calma a streamare, perché qui, no, non è che posso fare video di un'ora, anche perché sennò mi ci vuole un'eternità a caricarli. E quindi, insomma. Ok, sento gente di là. Magari ce ne spostiamo un secondino, mettiamo. Non se l'ho messo, ok, il mirino. Questo qua perché ce ne andiamo. Oh, è rimasto stabile tutto il tempo questo server. Sono contento. È rimasto stabile tutto il tempo. Allora, vediamo se là sulle rocce ci fosse qualcuno. Su quelle. Sembra di no.
Ok. Allora ce ne torniamo sulla nostra roccina. Quanto abbiamo? Abbiamo 35 minuti. Poi se vi chiedete a come tengo io la grafica, la metto direttamente ad ultra e lascio tutti i presettings di ultra senza toccare le cose. Quindi va bene, perché se poi inizio a toccare le cose, certo, si vede magari 100 volte meglio, però il problema sono gli FPS. Allora, non volevo saltare. Ah, vediamo. Ah, ok, sono ancora un po' ferito. Sarebbe bello magari farne una di SV98, sì, non sarebbe male. Però ho capito, adesso con la connessione che ho è sempre un azzardo giocare, ho sbagliato. È sempre un azzardo giocare ad Escape perché se poi mi inizia a poppare un sacco di connessione è un problema. Invece con un mega in upload si dovrebbe riuscire a giocare senza problemi perché quando mi inizio a utilizzare tanto magari va a 0,80 a 0,90. Ah, non gli è arrivato il colpo. Mannaggia. Si è nascosto dietro la roccia adesso. Mi sembrava di aver visto qualcuno là. Si potrebbe provare a pusharlo quello lì. Dai, iniziamo a muoverci un po'. Ricarichiamo perché anche un solo colpo può essere vitale. I tanti giochi insegnano che anche un solo colpo può essere molto vitale per noi e mortale per la preda. Allora, magari ce ne stiamo più con un'angolazione che riusciamo a vedere il dietro della roccia, quindi stiamo lontani. Meno male ho preso questo mirino perché è molto utile, cioè possiamo stare in qualsiasi punto, vedere tutto. Se abbiamo bisogno di qualcosa da di un mirino da ravvicinato, non abbiamo problemi. Quindi a me piace un sacco questo mirino. Ok, l'arma, ok, in full auto. Controlliamo se non stia arrivando qualcuno, se non stesse arrivando qualcuno. Ok, mi sembrava di aver visto. Eccolo lì. Ok. Abbiamo preso, cambio mirino e ricarico. Controlliamo sempre qualsiasi punto dove si potrebbe nascondere la gente. Ok. Magari andiamo a dare un'occhiata. Che arma aveva? Una TT che fa sempre comodo. Ah, ce la mettiamo qua. Non mi va di lottare gli zainetti perché ci vuole veramente troppo tempo. Quindi preferisco, insomma, starmene alla larga, via. Magari lo so, vi sarebbe piaciuto vedermi uscire con più roba. Però a me mi piace più l'azione. Ok, li sento che sono da quella parte, spero. Almeno sembra così, da dove sono venuto io, quindi vediamo se qualcuno corre da noi. Ok, cambio di mirino.
Proviamo ad avvicinarci un po' dalla costa. Quanto abbiamo? Mezz'ora. Sembra non ci sia nessuno, almeno in questa roccia, così magari ci accampiamo qui. Ok. Purtroppo, ragazzi. Oh, ma qui c'è un morto. Purtroppo, cioè, è così che si gioca a Woods, un po'. Molto calma. Bisogna giocarla a Woods. Non è un factory, eccetera. Quindi. Ci dobbiamo subire la lentezza. Ok, mettiamoci magari questo qua. Ci mangiamo i crackers. Quanto abbiamo? 82 di acqua, va bene. Ok, mettiamoci di qua. Controlliamo un po', anche se tipo se ci sembra ci sia un po' di nebbiolina, non saprei dire. Però io qua non vedo nessuno. Già è vero, poi adesso cioè, me lo sono ricordato ora che abbiamo i Pilgrim e siamo visibilissimi. Con sto coso viola nel verde. Perché credo sia un po' strano il viola sul verde, però dai. Ok, sta iniziando un po' di desync, può essere perché stia spawnando gente, può essere per tanti fattori. Ok, sembra si sia ripreso. Mettiamo la nostra roccia preferita. Ok, sarebbe ganzo se tipo mi metto qua e uno con un cecchino mi vede. Oh. Oh. Ehi, ciao. Signori player. Vogliamo provarci? Che dite? Ok. Sarebbe molto buffo ritrovarsi lì dietro, davvero molto buffo. Se loro magari sono accampati meglio di me, è un problema. Perché magari loro sono più coperti, io non li vedo, ma loro magari riescono a vedere me. Ed è un problema. Un big problem. L'unica è magari sperare. Vediamo, granate, ok. Sperare che si avvicinino un po' in modo che io magari riesca a farne uno. Lancio tutte e due le granate e prenderlo mentre lancio poi le granate. Super tattica. Però per ora non li vedo.
Eccoli. Quanti sono? Ok. Mi nascondo, full auto e me ne corro via verso la spiaggia, me ne torno. Me ne torno via verso la spiaggia assolutamente. Boh, io pensavo fossero due, sono in tre. Cioè io sono leggermente nella merda se mi ritrovavo loro vicini. Ma cioè io proprio morto, stecchito. Ok, credo di aver danneggiato qualcuno abbastanza. Ora magari loro credono che io... Ricarica, zio. Anche una granata. No, estrazione no. No, non voglio estrarre. Non so dove loro credano che io sia. Qui mi estrae. Ok, sembra di no. Ah, mi sta estraendo. Ho paura che loro mi... Non so che fare. No. Ok, mi hanno visto. Niente, estraiamo. Non so, credo di avergli fatto abbastanza danni. Però dai, non male. 7000 punti esperienza, 27 minuti, vediamo. Abbiamo fatto 8 uccisioni, tra cui 2 PMC. Ok, un Newsec e un Bear. E 6 Scav. Boia, sarebbe stato proprio il top ammazzare tutti quelli. Proprio il top. Però, vabbè. Non so, qualcuno magari l'ho preso, si sono curati un po' di cose, bla bla bla. Diciamo che sono contento, sta roba la vendo. Questa mi servirebbe per una missione, no, per una missione, per scambiare, ma non mi ricordo cosa, ma tanto lo vendo. Questa è per una missione. Esattamente. Ah, c'era una benda qui, ok. Ecco perché. C'era una signora benda, va bene. Comunque ragazzi, che dirvi? Questo ride a mio parere è andato molto bene, sono contento, non siamo morti, c'è stata bella azione soprattutto alla fine di quegli stronzoni. Quindi che dirvi? Per questo è tutto, spero vi sia piaciuto. Niente, vi ringrazio veramente perché siamo arrivati a 450 iscritti e davvero non so più come ringraziarvi. Mi
Davvero, grazie mille. Quindi niente ragazzi, se magari volete un altro video così fatemelo sapere, magari con l'SV98. Io, ma che cazzo, se ero con l'SV98 e quelli si erano fermati un sacco di volte, li avrò massacrati. Comunque, vi ringrazio davvero tanto per la visione, alla prossima, che sarà giovedì barra venerdì. E niente, alla prossima, ciao ciao.